Come gli animali cambia pelle. Simone Origone d'inverno è l'uomo jet, 4 volte campione del mondo nello sci di velocità, imbattuto detentore del record mondiale 251 km all'ora. D'estate invece nello sciatore di Champoluc emerge l'anima della guida alpina ed è l'interesse per le salite ad avere il sopravvento. Lo abbiamo seguito nella sua ultima fatica. È iniziata una sera di fine luglio da Chamonix. Nelle gambe dell'atleta di Champoluc tanto allenamento, in testa un obiettivo: scalare senza interruzioni Monte Bianco, Cervino e Monte Rosa in meno di 24 ore, unendo le ascensioni con un trasferimento in bici di 100 km. Come gestirai le tue forze durante tutto il percorso? Sicuramente bisognerà fare attenzione a non farsi prendere la mano, magari soprattutto qua all'inizio, di non forzare troppo. Cercherò di tenere un ritmo da poter tenere per parecchie ore, senza esagerare, insomma. Chiaramente si andrà molto a sensazioni in base a come stai. Speriamo di star bene. Adesso la tensione arriva, eh. Alessio, vai! Là. Vai! Partito razzo alla mezzanotte di martedì da Chamonix-les-Ouches, le effemeridi lo hanno raggiunto già a Rifugio Gonella, in discesa dal Monte Bianco. 4:36 in cima al Bianco, eh! In piena notte è sceso con gli sci dalla cresta di Bionassé. Ho sceso il pendio più ripido che ho sceso nella mia vita, al buio. Sono arrivato lì, ho detto l'eterno riposo per Piwi e poi ho detto concentriamoci bene. Sapevo che se sbagliavo lì ero morto. Alle 7:20 in Valvenia con Ball lo aspetta la bicicletta per una pedalata di 97 km fino a Cervinia. E mentre il Monte Bianco si allontana, già si staglia la vetta successiva. Comincia alle 11:30 l'attacco al Cervino. Simone Origone è ancora in anticipo sui tempi. Dove è iniziata la crisi? Dalla croce in su. Il suo tentativo di record si è fermato alle 17 sulla vetta del Cervino. 17 ore in cui ha scalato il Monte Bianco, pedalato dalla Valvenia a Cervinia, è salito in cima alla Gran Becca. Sono state le ginocchia a non reggere alle imprese, impedendogli di scalare il Monte Rosa e raggiungere Capanna Margherita nelle 24 ore. Probabilmente un menisco che si sposta e a volte pedalando mi viene fuori, a volte va via. Ha fatto comunque una cosa straordinaria, voglio veramente significare in modo particolare la discesa effettuata dal Bianco con gli sci fino al Rifugio Gonella, che credo che nelle condizioni in cui era in questo momento e fatta poi durante la notte con il solo ausilio di una pila frontale ha qualcosa di straordinario. A sostenerlo una staffetta di amici, Matteo Pellin da Rifugio Gouttet. Lucio Trucco lo ha incoraggiato sul Cervino. Joris Turini era pronto per il Rosa. Alain Seletto ha pedalato insieme a lui. Vedi? Questi sono i veri amici. Vengono a darti una mano. Quando mi sono reso conto che, perché mi è venuto troppo male alle ginocchia, che non riuscivo a portare a termine quello che volevo fare, ho pianto. Non mi vergogno a dirlo, ci sono rimasto male. Resta una miglior conoscenza dei propri limiti e la soddisfazione di averci provato ad inseguire un nuovo record. Intanto, con la nuova stagione, è cambiata di nuovo la muta. Quest'inverno Simone Origone tornerà ad essere l'uomo jet.